Oddio! Via, via, via! Come l'ho vista male! A spasso! Ratti? Questi non me li ricordavo. Non facciamoci prendere dall'ansia. Qui abbiamo Sokolov che dorme tranquillo. E a noi questo fa solo che piacere. Continua a dormire tranquillo. E qualcuno non ce l'aveva fatta? Pare di no. Ad ogni modo, Samuel ci aspetta. Non che tu lo sappia, chiaramente, ma questo è un dato di fatto. Il medico Reggio in persona. Hai fatto un ottimo lavoro. Lascialo qui e ce ne andiamo. Sono d'accordo. Andiamo. Guardalo come riposa. Nel vecchio canile c'è una cella per Sokolov, con tanto di catene. Sarà sconvolgente svegliarsi in mezzo alla paglia e alla cacca di cane. Da quanto ho sentito, comunque si è svegliato in posti peggiori. Peggio di così non si può. Non vogliamo approfondire i posti in cui Sokolov si risveglia. Né il motivo, immagino. Molto bene, corpo. Bravo. Nemmeno 10 soldati avrebbero fatto di meglio. Fatto una strage. Le conoscenze di Sokolov ci permetteranno di colpire al cuore il Lord Reggente e di restituirti la tua vita. Presto non dovremo più stare nell'ombra. Il medico Regge è un genio, ma è stato sciocco a proteggere il Lord Reggente. Ci ha dato l'elisir, le armi. Avrebbe elevato la nazione. Ora invece pagherà l'alleanza con un tiranno. Ti sono molto grato. Se vuoi riposare, questo è il momento. Sì. Anch'io infatti vorrei scendere dalla buonanotte, Emily. Riposati mentre Sokolov è privo di conoscenza. Il medico Reggio, Anton Sokolov è stato catturato. La sua profonda conoscenza delle complesse relazioni del Lord Reggente saranno molto utili ai lealisti. Se si riesce a convincere Sokolov a collaborare. Abbiamo 2 rune. Potremmo rallentare il tempo per alcuni istanti. Questo ci permette di diventare... No, ecco. Possessione mi interessa, ma non per controllare un essere umano. Mi interessa per controllare un essere umano. Ok. Una linea visiva pulita verso il bersaglio. Modello furtivo, questo potere ti permette di nasconderti in piccoli posti. Sì. Se controlli un ratto, ok. Con un cane puoi fare scatti. A livello 2 puoi controllare anche esseri umani. Il loro controllo è però limitato ed è quindi impossibile combattere o effettuare movimenti rapidi. Il controllo di esseri umani ti consente azioni semplici come la raccolta di oggetti o l'apertura delle porte. Gli alleati dell'umano che controlli non ti attaccheranno e i dispositivi di sicurezza calibrati su di lui come gli archi o i muri di luce non ti danneggeranno. Se stai cadendo, controllare un animale o un essere umano interromperà efficacemente la caduta. Ok. No, volevo capire cosa faceva questo. Permette di vedere al buio e di individuare gli esseri viventi oltre i muri. E il livello 2, inclusi i loro campi visivi e anche i suoni. Visualizza oggetti utili e sistemi di sicurezza attraverso i muri. Questo potrebbe essere utile. Questo e possessione paiono molto utili. Forse dovrei concentrarmi prima su visione oscura.
potrei semplicemente puntare a prendere un potere che già abbiamo, come traslazione. Da studiare. Da studiare. Comunque di rune ne abbiamo in abbondanza. Generalmente sarei un filosofo naturale, ma oggi pensa a me come a un umile artigiano al tuo servizio. Anche perché il capo dei filosofi naturali al momento l'abbiamo abbastanza tramortito. Stivale furtivo. Vediamo un po' cosa ci dice. Riduce il rumore dei passi, sì. Riduce ulteriormente? Molto volentieri, grazie. Abbiamo ancora 1100. Ricarica più rapida. Abilita l'autoricarica. Vai. E direi di riprenderci un po' di dardi. Finiamo tutti i soldi per i dardi? Direi di sì. Perfetto. Qui non ci dovrebbe stare nient'altro. A vita siamo quasi bene. Qualcos'altro da mangiare qui? Non ricordo affatto questo. I suoi ragionamenti sono visibilmente sbagliati. Non ha nemmeno un'idea originale. Le sue annotazioni sono confuse quando esistono. Come avrà fatto ad arrivare a questo punto? Dicendo quello che vogliono sentire. È amico dei ricchi. Lui fa così. Sta sempre rosicando per Sokolov. Ringraziarsi l'aristocrazia. Che idioti. Come al solito. Ok. Andiamo da Emily. Per favore, non fare rumori. Finalmente Emily si è addormentata. Ah. Povera cara. Va tutto bene, sono qui. Quando sei qui sembra felice. Ma so che hai faccende importanti da sbrigare in città. Lo sai anche perché ho risparmiato tuo zio? Questo già l'abbiamo letto, sì. Ok, ora siamo... Non vorrei svegliarla con l'audiografo. Non c'è bisogno di lezioni di Galateo, lo conosce alla perfezione, anche se lo ignora di proposito. Impugna il cucchiaio con la mano sbagliata, come fosse una spada. Si cambia di colpo, diventa tutta perfettina e vuole un tè. Ho provato ad accontentarla, ma mi mancano gli strumenti. Non ci sono nemmeno i piattini. Ah. C'è dei tovaglioli o degli stracci, invece delle tazze e dei boccali da birra. Ho chiesto stoviglie adatte a lei, ma hanno altro a cui pensare. Per ora, io ed Emily fingiamo di apparecchiare posando un foglio di carta a terra e imbandendolo con oggettini che trova qua e là. Non da principessa, ma ci accontentiamo. Forse dovrei trovare un servizio da te. Per voi. Non saprei dove trovarlo, ma sarebbe una cosa carina. Mamma mia, come l'ho vista male. Ripartiamo da qui. Attenzione, cittadini. Stasera le c'è qualcosa. Chiuse per una cerimonia privata. Analizziamo il tutto. Perdita di due tra i nostri migliori cittadini. Lord sì. Custis e Morgan Pendleton. Tutti i beni e come arrivare di là? Parlamentare vengono ereditati da Lord Trevor Pendleton. Questa porta adesso è aperta? Chiave dell'appartamento abbandonato richiesta. Come otteniamo la chiave per l'appartamento abbandonato? Questo è decisamente qualcosa che vogliamo ottenere, ma può darsi che sia un qualcosa che scopriremo a breve per la prossima missione che ci darà Sokolov. Attenzione, cittadini. Potrebbe essere. Come prima non avevamo accesso alle fogne. Corvo, posso parlarvi? Certo. Se la milizia dovesse bussare alla nostra porta, ho un rifugio abbandonato qui vicino. È un posto segreto di fronte al locale. Sono la sola a conoscerlo. Ma posso fidarmi di voi? Oh!
La chiave si trova sotto la mia cuccetta. Ok. In caso di guai, mettetevi al sicuro lì. Io lo farò. Gentilissima, anche sì, signor Corvo. Perché... mi assicurerò che l'alloggio sia pulito. E poi fai la vaga, eh? Ok, la tua cuccetta. Dobbiamo trovare la tua cuccetta. Vediamo. Non era chiaramente qui, ma visto che ci stiamo... Memorie di Lord Pendleton, capitolo 41. Finisco a letto con due donne della famiglia Boyle e sarei stato anche con una terza se non fosse stato per il maltempo. Era il mese delle piogge e per vincere la tristezza le Boyle organizzarono 3 giorni di divertimento su invito. Lydia era la più attraente con i pantaloni color lavanda e una tunica gialla di seta. Si dimostrò felice di vedermi fin dal primo momento. Strano. Visto che il mio servitore trasportava non una, ma ben due. Ah! Frizzante del sud. In effetti, ero carico di regali. Cosa che le 3 Boyle notarono immediatamente, facendo a gara per darmi il benvenuto. Stappammo il vino e quando calarono le tenebre... Wallace! Basta interruzioni. Beh, posso immaginare che... Lord Pendleton è partito per la villa per occuparsi di alcune faccende che riguardano la morte dei suoi fratelli. Sono certo che capirete. Assolutamente, Wallace. E voi sarete molto felici, immagino. La di da di da. Stai posto. La di da di da di da da. Allora. Sì, l'abbiamo letto questo. Stiamo cercando la chiave sotto una cuccetta. Attenzione, cittadini di Dunwall. Viene richiesto che l'acqua proveniente dalle fontane pubbliche o dal fiume sia bollita. Chiunque berrà acqua non trattata sarà segnalato alla milizia. E non era qui. Oh, è occupato qua al momento. I voti di Pendleton. Avelok, complimenti signore, il Lord Reggente è furioso per aver perso i recenti voti al Parlamento. Contava sul supporto della famiglia Pendleton e si aspettava una debole concorrenza. Proprio come avevate previsto, la perdita dei voti dei Pendleton lo ha indebolito. Visto che anche i fondi per la difesa sono venuti a mancare, si trova in una posizione economicamente disperata. Sembra che la maggior parte dei soldi che impiega per mantenere la milizia provengano da un alleato. Sospettiamo che si tratti di una nobile donna assai ricca, che probabilmente è anche la sua amante. Cercherò altre informazioni per quel che ne sappiamo. Se la milizia non viene pagata con soldi di Elisir, la sua lealtà potrebbe vacillare. Il vostro amico dall'interno. Ok. C'erano un po' di messaggi che non avevo visto. Pendleton era disposto ad andare più a fondo di quanto credessi. Ha consacrato se stesso alla causa e ha capito che è davvero fedele all'impero. Se mio fratello fosse ancora vivo... quello che ha perso a 9 anni, direi. Avrei fatto lo stesso? Probabilmente, sicuramente. Molti innocenti devono essere sacrificati per il bene di Dunwall. Ogni leale soldato della milizia che muore per mano di Corvo dà la sua vita per l'impero. Qui mi sta dando un piccola colpa, direi. Sta tornando e porta in spalla Anton Sokolov. Davvero stupefacente. Corvo non è solo una forza letale, ma è stato anche in grado di compiere un salvataggio che ritenevo impossibile. Presto le due menti più geniali dell'impero saranno qui insieme. Se riuscissi a far collaborare i due rivali, potrebbero creare armi e strumenti dal potere inimmaginabile. Se fossero entrambi ai miei ordini, beh, prima di seguire questa linea di pensiero devo attendere e valutare la loro disponibilità reciproca. È ovvio che volesse sfruttare il tutto. Siamo vicini all'obiettivo, ma la nostra posizione è sempre più pericolosa. Non puoi ospitare e nutrire delle persone senza la... tracce. Le barche passano notte e giorno e gli sciacalli inizieranno a depredare la zona non appena sarà svuotata dalla peste. In conclusione, se i nostri nemici non moriranno entro il mese dei venti, toccherà a noi. Emily è triste, ma forte. Ha affrontato la morte della madre solo 6 mesi fa meglio di molti adulti. Quando la Dunwall Tower sarà nostra, le garantirò una vita migliore. Ho sempre creduto che avrei comandato la marina in suo nome. A volte però mi chiedo se non dovrei assumere il ruolo di Lord Reggente. Te lo chiedi proprio, eh? Dove posso trovare un buon pasto qui?
Se credi che il cibo in cella sia cattivo, non sai cosa propina l'abbazia ai prigionieri. Credo che i sacerdoti cucinino da soli. Non temere, non inizieremo l'interrogatorio senza di te. Va bene, ma io sto cercando una chiave nascosta sotto una cucina. Non è questa? Eccola, eccola. Buoni tutti che l'abbiamo trovata. Possa contribuire al salvataggio della figlia della compianta. Andiamo. È pregato di conferire subito con la milizia. Abbiamo trovato anche questa. Ottimo. Malfunzionamento meccanico. Le granate nemiche esplodono leggermente in ritardo. Utile. Utile. Ma per ora non ci hanno mai lanciato una granata, direi. Quindi ne potremo fare a meno. Ma le cose potrebbero cambiare. Ok. E qui? Alla vecchia fogna di Dunwall non si apre. Beh, forse in futuro avremo accesso anche da là. Vedremo. Al momento possiamo anche andare a dormire, però. Attenzione, e sì, noi non siamo in grado di usare le porte, dai. Dovrete restare lontani. Evitiamo di fare sempre salve. Andando a dormire? In caso, buon riposo. Sto andando a fare lo stesso. Eccoci qui. Vorrei chiudermi la porta alle spalle. Anche se lasciare sempre questa finestra aperta. Non mi... Oh! Ricompensa di Lord Pendleton. Corvo, la questione con i miei fratelli non è stata affatto piacevole, quindi non voglio parlarne più. Comunque devo ringraziarti, ho saputo che hai trovato altri modi per renderli inoffensivi senza doverli uccidere. Davvero ingegnoso. Anche se dovessero trovarsi in pessime condizioni, perlomeno sono vivi da qualche parte. Magari un giorno potrò rivederli. Beh, avevo detto che gli avrebbe fatto piacere. Me lo immaginavo, quantomeno. Anche se non mi sarei aspettato che ci avrebbe dato dei soldi. Ma fa soltanto che piacere. Corvo! Ehi! Hai fatto delle facce davvero buffe mentre dormivi. Ah, che mi spiavi. Ho deciso di dormire nella tua stanza mentre Calista faceva il bagno. Mi ha detto di correre sempre qui in caso di guai. Bene. Puoi restare qui finché vuoi. Calista viene a prendermi appena è pronta. Grazie, Corvo. Mi sento meglio. Ma non ti preoccupare. Mea casa è stu casa. Anche se qui non so quante cose interessanti da fare ci siano. Più che altro, scusate, ha detto che Calista sta facendo il bagno? Salve Lydia, no? Non c'è niente che non vada, non mi guardare così. Sto facendo giusto un pensiero di fare una visita al bagno. Che non era qui. Che non era qui. Ha! Non sono l'unico ad aver fatto questa pensata. Rinviato a tempo indeterminato. Non è come sembra. Stavo inventando una nuova serratura. E la chiave era a forma di... In realtà non ci sono serrature. Stavo, sai, sbirciando dalla serratura. Ah, l'hai ammesso. Affari tuoi. Sì, capisco. Beh, qualsiasi cosa tu stia pensando io l'ho già capita. Sono un filosofo, ma sono anche un gentiluomo. O almeno ci provo. Io non sono esattamente un gentiluomo. Um.
Vediamo cosa succede entrando. Salve. Sto per fare il bagno, non lo vedi? Oh, chiedo venia. Ma forse vuoi un po' di compagnia? Corvo, ti assicuro che in circostanze differenti avrei accettato la tua proposta. Ma ratti, peste e tirannia non creano l'atmosfera adatta. Mostrate orgoglio in questi tempi difficili. Va bene. Rispettate la proprietà e i diritti degli altri. In realtà volevo vedere che libri fossero. Ti lascio al tuo bagno. Andiamo a sentire cosa da dire il nostro caro Sokolov. È tornato Lord Pendleton. Spero che Sokolov collabori. Speravo di farmi ritrarre nuovamente da lui un giorno. Stavolta da solo. Beh, anche perché i due fratelli sono momentaneamente irraggiungibili. Non ho nulla contro la sua temporanea detenzione, visto che ha aiutato il Lord Reggente. Ma è un peccato. L'ho sempre trovato un uomo affascinante. Questo perché anche tu sei affascinante allo stesso modo. Cioè, un essere inquietante. Ritengo che tu e Corvo vi siate già conosciuti in passato. Almeno lui conosce il significato della parola lealtà. Ah, io sono leale al mio spirito. Sei tu che complotti con il ricercato numero uno dell'impero. Sono certo che Corvo sia innocente e non abbia ucciso l'imperatrice. E che l'ex capospia, il cosiddetto Lord Reggente, sia un tiranno spietato e voglia distruggere questa città, cuore stesso dell'impero. Vi sbagliate se credete che tra me e il Lord Reggente regni l'accordo. Non conosco le vostre intenzioni, ma vi assicuro che non mi spavento facilmente. Forse non mi temi, Sokolov, ma temi questi ratti. Ratti? Anche se non portano la peste, ho sentito dire che un branco può scarnificare un bambino in 30 secondi. Ah, 30 secondi. Quanto credi di resistere prima di parlare? Prima di implorarci? Ratti, sono loro i tuoi nuovi amici, ammiraglio? Sono i tuoi amici che ci interessano, Sokolov. Sappiamo che hai ritratto la compagna del Lord Reggente, l'aristocratica che sta finanziando i militari con le sue ricchezze. Che sia una delle tre di cui parlava Pendleton. E dobbiamo sapere come si chiama. Spiacente, ammiraglio, non ne ho idea. Ma il quadro? È ora di sottoporlo all'interrogatorio. Qualcosa mi dice che questa manovella abbia a che fare con l'interrogatorio. Ma vediamo se possiamo parlarci. Fai parte di questa plebaglia. Ma so che hai i tuoi motivi. Proprio così. Vogliamo solo sapere chi è la compagna del Lord Reggente. Tutto qui. Ho deciso di non dirvelo. Dovrete costringermi a parlare, sì. Ma vi avverto, la mia forza di volontà è leggendaria. Immagino. Non mi interessa convincerlo con qualcosa. Vediamo se i ratti sono affamati. Spiacente, so. No, non i ratti. Fermi, fermi! Vi dirò tutto quello che... Leggendaria. Mi fa guardare le migliori attività intellettuali di Dawn. Non posso dirvi molto. Non l'ho mai vista in volto, né ho mai saputo il suo vero nome. Si fa chiamare Lady Boy, sì. Lady Boy, l'appunto. L'ho ritratta da dietro. Sono tre sorelle, allora. Che è comunque un dipinto eccezionale. Ma non so quale boy sia. Da dietro. Dovevano presentarmela proprio al ballo in maschera dato in suo onore stanotte. Ma immagino stanotte. Che non avevamo letto se del ballo del boy. Villa Boyle. Stanotte. Tempismo perfetto, Corvo. I boy sono ricchi e spietati, quindi la sicurezza sarà alta. Ma noi già abbiamo la maschera. Ma tu hai già la maschera. Esatto. Non è vero, Corvo? E lì c'è un libro. Potrai confonderti con gli altri ospiti. Dovrai scoprire quale delle boile è legata al Lord Reggente ed eliminarla nel modo che preferisci. Ci siamo quasi. Corvo, se avrai successo, potremo colpire il Lord Reggente e insediare la nostra Emily sul trono. Che il vento ti aiuti. Non ha nessuna intenzione di insediare Emily sul trono. L'unica tua intenzione è quella di diventare Lord Reggente. Fin troppo chiaro. Ah, già l'avevamo trovato, il richiamo delle sfere. Ok. In ogni modo, che abbiamo qui? Anche questo credo l'avessimo già letto. Sì. Giuro, mai ho visto il suo volto. Però vi assicuro che il suo posteriore è il migliore della città. E forse di tutto l'impero.
potrebbe essere un modo per riconoscerla. Cosa stiamo aprendo? Non capisco. Questa grata qua forse stava aprendo. Ok. Non ci interessa, fatto una ritopi. Ho sentito che stasera andrai al ballo a Villa Boyle. Avrei un piccolo favore da chiederti. Porteresti questo messaggio a Lord Shaw? Lo vedrai. È un uomo rude con una maschera da lupo. Magari mi starà cercando. Perché dovremmo... Non possiamo leggerlo questo messaggio, immagino, purtroppo. Ma qui non abbiamo nient'altro. Sentiamo Emily. Battaglie navali ne hai fatte? Certamente. Hai mai visto i pirati? Ne hai affondati? Ovvio, a decine. Oh sì. Ma non sono storie per bambine queste. Ma io sarò imperatrice, no? Non e credo, allora Emily. Affondare un sacco di navi nemiche. E questo lo fanno le imperatrici, no? Temo che Ablock voglia il potere per sé. Hanno a bordo delle streghe che scatenano tempeste e comandano le balene. È vero? Sì, più o meno. Ora è meglio fare silenzio. Va bene. Va bene, poverina. Possiamo parlare, Emily? Tutto era molto bello al Golden Cat, ma in maniera diversa rispetto al palazzo. Prudence diceva che tutte le donne sono delle principesse e gli uomini andavano ad ammirarle. Sì, più o meno. La fase in cui le ammiravano era vera. Magari non ti ha detto cos'altro facevano. È tempo di andare a questo ballo in maschera. Andiamo, Samuel, vecchio mio. Il ballo in maschera delle Boyle. Sarà divertente, ma non per tutti. Pronto? Pronto. Hai scoperto che la più grande sostenitrice del Lord Reggente è Lady Boyle. Ciò nonostante, questo appellativo si riferisce a tre donne di quella famiglia. La vedova di Lord Boyle e le sue sorelle. Sokolov ha ritratto Lady Boyle da dietro in circostanze insolite e non si sa chi sia esattamente l'alleata del Lord Reggente. Sei stato inviato nella lussuosa Villa Boyle in occasione di una festa in costume notturna. Dovrai individuare la Lady Boyle da eliminare. Ma prima immagino che dovremmo entrare. Misericordia, il Lord Reggente è stato davvero generoso con la famiglia Boyle. Non credevo di trovare qui dei Tallboy. Attento, Corvo. Quelli non scherzano. Tallboy, eh? Aia. Buona notizia è che una volta entrato, la maschera ti confonderà tra i presenti. Divertiti con la gente altolocata. Meglio tu che io. Bene. Il posto qui non è dei migliori, a quanto pare. Brutta situazione. Una delle Boyle è colpevole, la sua identità deve essere scoperta. Confonditi alla festa in maschera per trovare il tuo obiettivo. Ok. In realtà potremmo ucciderle anche tutte e tre, sì, ma non so quanto sarebbe opportuno. Ok. Lì è chiaramente il luogo della festa. Sono in due là. Non mi posso muovere da qua. Ok. Soldati da quel lato. Soldato di là. E lì forse potremmo far abbassare delle leve per passare. Bene, la situazione comunque non sembra delle più semplici. Probabilmente ci converrà passare da quel lato. E sento rumore di topi. Certe cose non cambiano mai.